Siete brutti, oh. È appena finita la rinascita di Copisano, 2-0 per la rinascita con i gol di Melis e Sansone. Partiamo prima da Sansone, il nome della giornata, Sansone che segna il Parma, Sansone che segna il secondo gol consecutivo. Che ci racconti? Sono contento della partita, ci voleva un bel gol, insomma una squadra che si fa sentire, soprattutto dietro. Però niente, sono contento del gol, soprattutto la vittoria. Passiamo a Melis, l'aveva promesso in settimana un gol questa sera, un bel gol, e poi ti ha annullato un gol che sembra regolare. E poi ne ha sbagliati due. Ne ha sbagliato uno grande. Che era no, da due, anche ora. Dopo sentiremo Mister Nannetti su l'ultimo. Cosa ci dirà. Come ha fatto a sbagliare il gol davanti al portiere? Perché è un campo bello, comunque. No, ho sbagliato io. Ora no. Ci piace. Ora sbagliato ci piace. Io, mi sono calato in mano davanti al portiere. Ora, io sono sincero, ragazzi. Televisione. Molto sincero. Non vanno bene. Come no? Comunque siamo a quanti gol? Sei. Sei gol. Quindi cerchi di insidiare Nannini, certo, che ha 9 certo. Gol. Sì, lo raggiungo, il mio amico. Ringraziamo entrambi. Siamo con Mister Nannetti, che sicuramente vincerebbe il premio per eleganza doc di tutte le interviste della TV. Mister Nannetti, come ci racconti questa partita? Un primo tempo dove il Copisano vi ha tenuto nella vostra area, poi il cambio di modulo a 3-5-2 ha portato i benefici prendendo in mano il centrocampo. Sì, buonasera, direi che una lettura giusta. Noi nel primo tempo facevamo più fatica a muovere la palla in mezzo al campo e quindi ho ritenuto di dover riorganizzare un po' la squadra, e quindi nel secondo tempo si è visto più gioco, si è visto più movimento da parte del centrocampo, quindi diciamo sono soddisfatto. E poi vorrei anche aggiungere una considerazione. Avevo detto ai ragazzi di prendere questa partita come una partita importante, anche perché si giocava contro la squadra che porta lo scudetto, ma io ho detto che lo scudetto non è quello che... non è importante quello attaccato sulla maglia quanto quello che si porta dentro al cuore. Questo è stato un messaggio raccolto in pieno dai ragazzi. Una bella dichiarazione, una difesa che non subisce praticamente nulla, tranne che su palla inattiva, un errore che poteva costare caro, poi perfetta per tutto l'incontro. Sì, peccato, perché abbiamo commesso un po' troppi falli in zone del campo dove non ce n'era bisogno, con l'avversario che usciva fuori, quindi su quello dobbiamo un po' migliorarci, perché poi si danno opportunità all'avversario che non si hanno a condizioni normali, e invece così si vengono a creare occasioni pericolose per gli altri. Una vittoria che porta al secondo posto insieme a Barbardini e Lavaiano, ora non ci nascondiamo più. Ma c'era qualcuno, ora io non li menziono, ma qualcuno diceva che non saremmo neanche partiti quest'estate, quindi tutto ciò che stiamo raccogliendo è ben accetto, anche perché poi le cose, i valori si dimostrano sul campo e non con il gossip o con le conversazioni in luoghi poco consoni. Qui diciamo che è un, tra virgolette, una appena iniziata una rivincita da parte nostra, e quindi dobbiamo proseguire su questa strada. Ringraziamo Mister Nannetti, facciamo un in bocca al lupo di riso. Buon lavoro, grazie, crepi.